Si chiove e picchia scura. Picchia scura le rape vanennuzza, pistezzate non luce. Ammucciate ad abbandonare non parlare. La parola che infrusca, esca mia e si perde. Chiove, fosse per mia, chiovisse l'usciuracqua. E cocce luce a lavare, a recettare il libro. Picchi mano a bruciano e o parlare. Falle a camorte tutti civa. O chiovere in che c'è anche un ciume, camunta avante a ruota, e chi tu che è a diventa, un pezzo tu che ho da, mangiare e ne non ricca. Nenta difende e nutto è riparato. O chiovere fa niane intorno a casa, come se non hai labbe se è una carta. Allevare, allevare, afferma e accompagna la tua manna, la menzognera lavorata all'uso brusco. Ruota. Se piove è perché fa buio, perché il buio, perché il far buio apre piccoli passaggi per le gocce del fuoco, nascoste dall'altra parte del parlare, della parola che confonde, vaga e si perde. Piove, fosse per me, pioverebbe luce d'acqua e faville a lavare, a risciacquare il nero, perché le mani bruciano e il parlare crea alleanza con la morte dei semi, la pioggia riempie i fianchi del fiume e spinge avanti la ruota, e quel che è diviene un trattino più in là cibo e ci nutre, nulla difende, nessuno è al riparo, la pioggia scava intercapellini intorno alla casa come graffi di matita sulla carta, togliendo la ferma e la mostra dall'altra parte della mendace durata del lampo. Wenn es regnet, geschieht das, weil es dunkelt, weil das Dunkeln kleine Wege für die Tropfen des Feuers öffnet, die jenseits des Sprechens, jenseits des Wortes versteckt sind, das verwirrt, irrt und sich verirrt. Es regnet, meinetwegen würde es Licht aus Wasser und Funken regnen, um das Schwarz zu waschen und zu spülen. Weil die Hände brennen und das Sprechen mit dem Tod der Samen ein Bündnis schließt. Der Regen füllt die Seiten des Flusses und schiebt das Rad nach vorne. Und das, was ist, wird eine kurze Strecke weiter essen und ernährt uns. Nichts schützt und niemand ist geschützt. Der Regen gräbt Hohlräume um das Haus herum, wie Bleistiftkratzer aufs Papier. Durchs Wegnehmen hält er es an und zeigt es jenseits der trügerischen Dauer des Blitzes. La mia poesia è Umbria, Argo, di cui è stata fatta una traduzione dal professor Massara, che poi la leggerò. Scarda un refico legno e allentuva un frumento di salite. Canale Molina, senza nulla cucchiaio. Chi sto è il socco di porte, chi tu che resta certa, sul talugnano late, ne petrà montata. A mucchia, canale tua, tu, affermano. Scarta un refico finto, punti a tu, perché tu non sei, racconti.
frumento di terrazzamenti, che uscita senza alcun che lo nomini, questo è ciò che porti con te, quello che resta, scheggia sotto l'unghia animata, sulle pietre del pendio, lago che nomina l'intorno a tutti ferri, scendi la rete porte, cugi tu, tu prendi di cura di esibire il seme accompagnando. Nido, choose the thread and knead it neat. Name the wheat of the terrace and swing it hanging without anybody naming it. That is what you carry with you. What stays liver under the nail, well filed on the stones of the slope. The all about name giving needle. With firm stitches, choose the strong thread, do, sue you. Take care to exhibit the seed. Do follow it through. Gli arnesi sepolti, ferri brulicati di Patrizia Sardisco sono allo stesso tempo strumenti di tenace ricerca della parola poesia, la figlia femmina, e correlativi oggettivi, manifestazioni fulmine, materiali e fenomeni, con diversi gradi di esaltazione dallo stato tra solido, il sale, e liquido vischioso, la base, così come del tono cromatico e dell'assenza di luce, buio. Una sequenza che ti spiega immagini che impattano per profondità, compattezza scultorea e coesione linguistica. Un rincorrere e vivificare oggetti dimenticati ma vivi nella memoria e nella nominazione dialettale con tutto ciò che ne consegue in immagini, fantasie e ricordi. La scrittura accurata, ricercata e pensata di questa voce tra le più originali risulta sempre notevole. Il punto di forza sta nella cura musicale dei testi, per giochi di ritmo, assonanze, richiami fonici, come pure per la profondità del pensiero, ipercolto, raffinato e di gusto postmoderno. Creazione originale dei tessuti di Maria Muto e dei libri dell'edificio Cofiglia di Roma. Il tessuto mi pare che l'abbia già spiegato. No, è diverso. Questionata, mi la spiego, perché visto che non volevi venire, devi dire la terza. Grazie. Però anche la terza. Il film di Maria. Allora, poi anche il bimbo, il figlio della Sardegna. Ed è stata prodotta la canapa nella zona di